Io muterò il loro lutto in gioia, li rallegrerò, liberandoli del loro dolore. La notte dura solo 12 ore. Nel peggior dei casi 14 o 20 nelle terre polari, ma non importa la sua lunghezza. Il giorno arriva. È la legge della vita, perché non c'è notte senza giorno. In questa vita tutto finisce. Le cose belle finiscono, i momenti felici scompaiono, la gioventù se ne va, la primavera diventa inverno. Ma se è vero che le cose buone finiscono, lo stesso vale per le cose cattive. La promessa che Dio presenta nel versetto di oggi riguarda proprio la fine delle cose cattive. Il dolore, la tristezza, le lacrime finiranno su questa terra quando Gesù tornerà e metterà fine alla storia del peccato, e di conseguenza le lacrime e il dolore spariranno per sempre. Ma finché vivremo in questo mondo non saremo estranei al dolore o alla sofferenza. E quando meno te lo aspetti, quando pensi che il tuo sole splenda luminoso e il tuo cielo sia più blu che mai, la tempesta può arrivare. Ma non avere paura. Il dolore è la legge di questo mondo peccaminoso, ma nonostante questo, non concentrarti sul dolore, ma sulla promessa di Dio per te. Il nemico può portare dolore nella tua vita oggi e domani, ma verrà il terzo giorno in cui il nemico dovrà ritirarsi. Così è stato per Gesù. Quel venerdì pomeriggio, quando Gesù, il Salvatore, è morto sulla croce del Calvario, il nemico pensava di aver vinto. L'intero piano della salvezza sembrava essere crollato. Il sabato, mentre Gesù riposava nella tomba, il nemico continuava a celebrare la sua apparente vittoria, ma il terzo giorno la morte doveva lasciare il posto alla vita. Le viscere della terra si aprirono e Gesù si alzò vittorioso, e con la sua risurrezione ci ha insegnato la lezione più straordinaria per affrontare il dolore. C'è sempre una terza volta, quando la morte dovrà cedere il passo al giorno, quando l'inverno si nasconderà alla primavera. Stai vivendo un duro inverno della tua vita? Senti di non avere più forza per resistere? Non disperare. Dio non permetterà mai che entri nella tua vita una prova che tu non possa sopportare, e quando la notte sembra più buia è quando il sole del nuovo giorno sta per sorgere all'orizzonte. Oggi, nonostante le nuvole scure che possono oscurare la tua giornata, vai avanti per affrontare le sfide della vita, sicuro della promessa di Dio. Io muterò il loro lutto in gioia, li rallegrerò, liberandoli del loro dolore. Che Dio ci benedica e buona giornata.